Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi della nuova collezione di Nabla per quanto riguarda il periodo natalizio, che è davvero meravigliosa, soprattutto perché ci hanno riempite di tinte labbra, che sapete essere una delle mie cose preferite. Prima di tutto vi metto il sito qua sotto perché la collezione sarà disponibile da oggi, 23 di novembre. Quindi mi raccomando, affrettatevi perché sono delle cose bellissime e appunto adesso ve le farò vedere. Come sempre me l'hanno mandate molto gentilmente appunto da testare, però io ancora non ho provato nulla, neanche in mezza cosina, quindi le proviamo insieme. Intanto tutto è arrivato in questa pochette bellissima. Guardate che carina, la cosa più carina secondo me è questa. Sono dei dettagli pazzeschi, c'è anche scritto Nabla. E abbiamo un sacco di novità, perché ci sono 6 nuovi matte liquid lipstick, che sono questi. Le confezioni le hanno appunto rifatte anche queste per Natale, ve le faccio vedere. Tanto dopo li swatcheremo tutti. Tutti, tutti, tutti sulle labbra. Novità assoluta di questa collezione sono i lip kit, che sono fatti in questo modo. Tutte le confezioni sono strabelle. All'interno contengono una tinta labbra e la matita contorno labbra dello stesso identico colore. Quindi anche per fare, che ne so, dei regali, secondo me è un'idea fantastica. Dopo li vediamo bene, appunto. E ultima cosa di questa collezione, ma non per importanza perché li adoro tutti, sono i dazzle liners. Questi sono i tre colori che troviamo. E quindi io direi di iniziare. Come vedete sono struccata perché naturalmente andrò a truccarmi con i soliti prodotti che ormai conoscete, e quando ci sarà tempo di andare a utilizzare uno di questi ci riaggiorniamo, diciamo così. Quindi io inizio a truccarmi. Ok, una volta fatto questo trucco molto semplice, come avete visto sugli occhi, andiamo a provare uno dei dazzle liners. Qui appunto ho le tre colorazioni, che sono queste qui. Questa qui è Cruel Jewel, poi abbiamo Comet e Industrial. Sono molto indecisa perché potrei benissimo con questi colori sinceramente utilizzarle tutte e tre, però molto probabilmente userò questa perché è la più particolare secondo me. Quindi sono molto curiosa, la vado un pochino a shakerare e poi andiamo ad applicare. Vi dico subito che appunto l'applicatore è come i precedenti dazzle liners. Io sinceramente mi trovo abbastanza bene con questo tipo di applicatore, è abbastanza semplice. E andiamo ad applicarlo. Come avete potuto notare, applicarlo è facilissimo, vi giuro. Ci vuole davvero poco e adesso vi zoom e vi faccio vedere quanta particolarità ha dato al look che comunque prima era molto basico. Questo è l'effetto, a me sinceramente piace davvero tantissimo. Poi non fate caso che mi sono sporcata anche un po' l'extension. Comunque è davvero un colore bellissimo, è una sorta di grigio metallizzato tendente al blu lilla, quindi è davvero super super particolare, mi piace tantissimo. Gli altri due colori ve li vado a swatchare sul dorso della mano, sono entrambi bellissimi. Adesso vado con il trucco viso, sopracciglia e ci rivediamo per quanto riguarda le labbra, che sono tante tante cose. Allora, dopo aver completato il look, possiamo finalmente passare alle labbra. E adesso sarà molto dura la cosa, perché sono davvero tante colorazioni. Intanto cerchiamo di provarne la maggior parte. Sicuramente i colori nude saranno quelli che ci andranno meglio. Quindi iniziamo con questi qua singoli. Prima di tutto vi vado a swatchare questo rosso metallizzato, che è appunto Silk Road. Questo è il colore, naturalmente si deve ancora asciugare, ma la formulazione mi sembra abbastanza diversa dai vecchi Dreamy Matte. Sarà che questo è metallico, vediamo gli altri.
Questo anche secondo me con il look che abbiamo oggi non ci sta tanto bene, però è bellissimo, me lo posso assicurare, ed è appunto Anarchy. Questo l'ho provato giusto per vedere il colore, mi sono innamorata perché è uno di quelli scuri che a me piacciono tanto, con una base appunto lilla. Questo è il colore, infatti come potete notare è molto particolare, è leggermente meno scuro quello che si vede nella boccetta in realtà, il colore è bello lo stesso. Quelli che possiamo provare con questo look sono 4, eccoli qua, spero senza riflesso si riescano a vedere più o meno tutti. Il primo che vado ad applicare è un nude per eccellenza, si chiama Zen. Questo appunto è il primo colore che, come vi dicevo prima, secondo me è il nude per eccellenza. Sta bene praticamente a quasi tutta la popolazione, a mio parere, perché si adatta a vari incarnati. Su di me prende questo colore, che anche qui forse è leggermente più scuro sulle labbra che sulla boccetta, però vabbè, questo è abbastanza soggettivo. Per tutti i giorni, visto che mi rendo conto che la maggior parte delle persone si trucca per andare al lavoro, scuola, quindi questo secondo me è perfetto. Cambio veloce e andiamo a utilizzare il prossimo colore, che si chiama Ritual. Rispetto al nude di prima, questo è leggermente più scuro e più verso il marroncino. Ve li faccio vedere entrambi. Questo qui è quello di prima, questo è quello di adesso, Ritual. Andiamo ad applicarlo. Come potete notare, appunto, è un nude però più scuro. Questo è il colore una volta applicato. Mi piace molto anche questo con il trucco degli occhi perché lo rende un po' più particolare. A me piace molto questo anche per tutti i giorni, cioè io ci andrei tranquillamente in giro. Per quanto riguarda la formulazione, io credo l'abbiano leggermente cambiata rispetto appunto a quelli di prima, come vi dicevo prima. Perché è molto più confortevole sulle labbra, secca meno. Per quanto riguarda la durata, poi dovremmo testarla in un altro modo, magari in qualche vlog ve li farò vedere. E anche sulle mie labbra, che sono abbastanza secche, hanno molti segnettini, queste qui le vanno a rendere un po' più uniformi, non so bene come dirvi, quindi mi stanno piacendo abbastanza. Ora facciamo un altro change. Ok, prossimo colore direi che andiamo con questo qui, che è più rosato di tutti. Questo qui è Noblesse Oblique, come potevamo intuire è logicamente più tendente al fucsia rispetto agli altri, però sempre rimanendo nel nude. Idem per quanto riguarda gli altri, secondo me questo è abbastanza da giorno, almeno per i miei canoni. Tutta rosa dalla testa ai piedi, come al solito. Mi piace questo, penso che tra quelli che ho sbocciato adesso è il mio preferito, perché adoro questi nude sul rosato. Anche questo fa l'effetto dell'altro, cioè leviga molto, molto idratante, si asciugano abbastanza rapidamente. Quindi anche questo super promosso. Ultimo colore che andiamo a provare per questi qua singoli, perché dopo proviamo i lip kit, è Broadway, che è un nude leggermente aranciato, direi un po' virante sul color pumpkin per intenderci. Anche questo è un colore molto bello, secondo me sta meglio questo tipo di colore alle ragazze con la pelle un po' più scura della mia, magari olivastre, con i capelli scuri. Eccoci qua, questo è un colore molto autunnale ma nello stesso tempo fattibile in tutte le stagioni, mi piace tanto, quindi direi anche questo super promosso, però come vi ho detto prima secondo me sta meglio alle ragazze un po' più scure. Ed ora, come vi dicevo, passiamo ai 4 lip kit, adesso vediamo anche quali posso swatcharvi sulle labbra e quali sulla mano. Partiamo con Alter Ego, che è questo colore qui fucsia, che molto probabilmente non ci starà per niente con il make up, quindi lo swatchiamo sulla mano. È proprio un magenta, scusate, più con fucsia. Questo è come si presenta la matita, e vi vado a swatchare anche questa perché appunto non l'ho mai provata, però mi sembra molto scrivente, naturalmente molto simile alla tinta. Scrivente ma nello stesso tempo rigida, il che è una cosa positiva perché altrimenti non si riesce a disegnare bene il contorno, quindi ottimo. Il prossimo kit si chiama Grace, e questo qui possiamo tranquillamente andarlo a swatchare, secondo me sarà il più bello di tutti, perché non so se si riesce a vedere, ma ha dei riflessi dorati, quindi è un nude rosato, riflessi dorati rosati, è molto particolare, molto bella, molto confortevole sulle labbra. Io non sono abituata a usare le matite prima di applicare le tinte, però sicuramente questa è un'idea molto apprezzabile.
Questo è il colore messo un po' alla cavolo. In realtà le pearlescenze, una volta applicato, si vanno un po' a perdere, però comunque è molto particolare perché si asciuga, rimane matto, ma con queste scie luminose. Quindi mi piace, ma sinceramente mi aspettavo un po' di più. Next abbiamo Closer. Anche questo è un nude abbastanza rosato, forse direi una via di mezzo tra i due. Questa non la vado a swatchare perché poi voglio lasciare l'ultima, che mi piace tantissimo. Quindi questa la andiamo sulla mano. Eccola qui. Come ultima abbiamo Bad Boy, che è un marrone cioccolato, leggermente tendente al vinaccia. Questa appunto è la colorazione. Vediamola swatchata insieme alla sua matita. Notate che praticamente non è omogeneo, bisogna andarlo a ripassare e stare un po' attenti, ed è un peccato che faccia questo effetto patchy. Seriamente non ci voleva, perché il colore poi alla fine è molto molto bello. Per queste stagioni un po' più fredde, secondo me i rossetti scuri sono il top. Quindi questo è il colore ed era anche l'ultimo per quanto riguarda questa collezione natalizia. E ringrazio ancora Nabla per avermi inviato questi prodotti, perché sono fantastici. Sono totalmente innamorata anche dell'eyeliner, ricordiamocelo. Quindi spero tanto questo video possa esservi utile. Ricordatevi che qua sotto trovate il link per andare ad acquistare i prodotti usciti oggi, che magari saranno anche quindi scontati. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao!